Benvenuti, miei cari boccaloni. Oggi ho deciso di aggiungere un tocco di briosità. Vi porterò in un posto bellissimo dove si gioca, si mangia, si canta e ci si diverte un mondo. Certo, dovrete prestare un po' di attenzione a quei pazzi dei miei amici pupazzi. Purtroppo non riescono a trattenersi dal mordere, affettare, strozzare e malmenare gli avventori. Per fortuna c'è qui il vostro poco amichevole mangiamovie di quartiere, che in questo video vi insegnerà come sopravvivere a questo parco divertimorti... divertimenti? E soprattutto come sconfiggere i pupazzi satanici in... Willy's Wonderland. Attenzione, miei cari, oltre a quegli enormi peluche assetati di sangue, in questo video si nasconde una minaccia ben peggiore. Un manipolo di spoiler inferociti e pieni di denti. Io vi ho avvertito, ora non mi resta che invitarvi a mettervi scomodi e godervi un nuovo episodio di Mangiamovie. Facciamo subito la conoscenza del nostro protagonista. È un super macio che guida una supercar in mezzo al super nulla. Lo chiameremo Nick, visto che non dirà mai il suo nome. Anzi, non dirà proprio nulla. Mentre sfreccia emanando testosterone, Nick becca in pieno una di quelle strisce chiodate utilizzate dalla polizia. E le gomme della sua auto esplodono all'impatto. Fortunatamente, con un tempismo alquanto sospetto, arriva un carro attrezzi, che recupera Nick e la sua macchina. Arrivati in officina, il meccanico inizia a valutare i danni riportati dal veicolo. E dice a Nick che gli serviranno 1000 bigliettoni per sistemarla. Lui, con la calma che lo contraddistingue, tira fuori senza alcuna esitazione la carta di credito, ma il meccanico lo ferma subito. Pagamento solo in contanti e in anticipo. Il problema è che secondo il meccanico non c'è internet in quella cittadina e quindi non è possibile prelevare contanti allo sportello. Questa cosa puzza più della lettiera dei gattini mannari. E posso assicurarvi che puzza davvero tanto. Dannatissime bestie. Tuttavia il meccanico offre una possibile soluzione a questo problema. Accompagna Nick da un eccentrico figuro, il signor Tex. Quest'uomo fa al nostro amico una semplice proposta. Pagherà le riparazioni dell'auto a patto che Nick passi la notte a pulire il suo ristorante parco divertimenti, il Willy's Wonderland. Nick accetta senza pensarci. Si fa spiegare lo stretto indispensabile e comincia a pulire con estrema dedizione. C'è bisogno che lo dica che questa è una cappellata di dimensioni stratosferiche? Era troppo difficile farsi accompagnare alla banca più vicina? Anche se il meccanico avesse rifiutato di darti un passaggio, avresti sicuramente trovato qualcuno disposto a farlo, o un autobus per la città più vicina. Ma soprattutto, che razza di accordo hai stretto? Pulire l'intero posto, specialmente guardando com'è ridotto, richiederebbe decisamente molto più tempo e personale. Ma soprattutto sei costretto a rimanere sveglio tutta la notte a pulire con la quasi assoluta certezza di non farcela e non rispettare l'accordo. E ciò ti porterebbe in una situazione di estremo svantaggio nei confronti del tipo che ti ha riparato l'auto. Amico mio, non partiamo benissimo, ti sei fatto proprio infinocchiare. Il nostro Nick è un perfetto mastrolindo, pulisce tutto a fondo e con estrema cura, e nelle brevi pause beve quella che sembra birra in curiose lattine e gioca al flipper. Questo tipo ha uno strano rapporto con il flipper. Finita la pausa si rimette al lavoro e mentre passa lo straccio si accorge che uno degli animatronic alle sue spalle si è mosso. Gli dà un'occhiata e anche diversi colpi con il bastone fino a che l'inquietante struzzo non si ribella e comincia ad attaccarlo. Nick si difende con lo straccio ma non fa in tempo ad evitare un colpo di becco che gli graffia il volto. Questa cosa lo fa davvero infuriare, ma talmente tanto che rompe il bastone in due e come un maestro di kung fu mette fuori combattimento lo struzzo per poi strappargli la sua colonna vertebrale elettronica. Fatality. Devo ammettere di essermi sbagliato sul tuo conto, mio caro Nick. Ci sai davvero fare. Ho soltanto un piccolo appunto per te. Accidenti, ti sei sbarazzato di quello stronzo e di quello struzzo in maniera egregia. I miei più sentiti complimenti. Tuttavia non ti è venuto in mente di seccare anche gli altri pupazzoni all'interno della stanza? Si riescono benissimo a intravedere alle spalle dello struzzo. Avresti potuto conficcargli uno dei tuoi temibili bastoni tra i circuiti o smembrarli come hai fatto prima. D'altronde, se uno di loro ti ha attaccato, mi sembra ovvio pensare che prima o poi lo facciano anche gli altri. Fidatevi di me, lo faranno e come. Dopo essersi cambiato la maglietta, Nick riprende il lavoro. È il turno della pulizia dei cessi, che sono ovviamente lerci e pieni di graffiti. Ma lui è troppo macio per farsi intimorire. E cavolo se lo fa brillare quel bagno. Una volta finito però sente una canzoncina in lontananza. Sono i pazzi pupazzi che intonano uno strano motivetto. Lui non si fa certo intimorire e torna in bagno a continuare il suo lavoro. Trova però una scritta fatta presumibilmente col sangue
sangue su uno degli specchi. E poco dopo una voce lo chiama. Da uno dei bagni sbuca fuori il pupazzo gorilla e iniziano le botte. Questa volta Nick ne prende qualcuna. Ma poi, armato di uno sturacessi, blocca gli attacchi del gorilla e riesce persino a spaccargli la testa frantumandola su un orinatoio. Per la miseria, peggio di American History X. Qui non c'è spazio per alcun suggerimento da parte mia. Gli ho davvero fatto il culo. Intanto fuori dal locale si presenta un gruppetto di teenager intenzionati a dar fuoco all'intera baracca. Una di loro però sa che all'interno c'è il povero Nick e decide di intrufolarsi per avvertirlo, facendo promettere ai suoi amici di cercarla se non dovesse tornare. E in effetti il rischio è reale. La ragazzina viene subito aggredita dal pupazzo coccodrillo che la intercetta durante il suo viaggio nei condotti da reazione e se la pappa in due bocconi. Boccaloni! Riesce a sfuggire al coccodrillo lasciandosi cadere all'interno di una stanza. Nella stanza però si nasconde un altro pupazzo che la aggredisce. La scena però non ci viene mostrata. Sentiamo solo un urlo che attira anche i ragazzi all'esterno. Scopriamo però che la piccoletta è riuscita ad accoltellare il pupazzo costringendolo a fuggire. E lo sappiamo perché ce lo racconta Nick, allertato anche lui dalle urla. Nel frattempo gli altri ragazzini salgono sul tetto e studiano un piano per entrare. Ma non fanno in tempo nemmeno a finire di pensare che il pavimento cede facendoli cadere all'interno di una vasca di palline colorate. Vengono raggiunti dalla loro amica, ma a un tratto i pupazzi si svegliano e cominciano a cantare. La ragazzina si fionda subito su uno di loro per accoltellarlo, ma viene fermata da Nick, che come al solito non proferisce parola e si limita a fissare la ragazza. Andiamo, spiccicala una parola ogni tanto. Spiegami perché non massacrare tutti quei peluche all'istante. Soprattutto adesso che hai delle ottime esche a disposizione. Nick si allontana e viene seguito dal gruppo di ragazzini, ad eccezione della coppietta, che saggiamente sceglie di appartarsi nella stanza del super divertimento. Liv ci racconta la storia di Willy's Wonderland. Per farla breve, questo ristorante per bambini era stato aperto da un serial killer che lo gestiva insieme ai suoi seguaci. Ogni tanto selezionavano una famiglia a caso, la portavano nella stanza del super divertimento, gli offrivano una torta e poi li trucidavano senza pietà. Ovviamente la polizia non ci ha messo molto a capire la situazione, ma non riuscì mai ad arrestarli, poiché l'intero staff si tolse la vita con uno strano rituale satanico che secondo alcuni gli ha consentito di trasferire la loro anima all'interno degli animatronic. Infatti quando il signor Tex ha riaperto il locale qualche anno dopo, le macchine si comportavano in modo strano, arrivando persino a mordere e uccidere alcuni clienti. Una storia macabra che spiega molte cose. Mi ha ricordato alcuni riti funebri che ho visto in giro per il mondo. Avete mai sentito parlare della sepoltura del cielo tibetana? Non fatevi ingannare dal nome, il corpo del defunto non viene sepolto da nessuna parte. Viene invece lasciato in cima a una vetta in modo che gli avvoltoi o altri rapaci possano cibarsene. Sì, lo so, può sembrare macabro, ma in realtà simboleggia la visione buddista della transitorietà della vita. E poi non è nemmeno la più strana che abbia visto. Nelle Filippine la tribù degli Igor ha una tradizione funebre decisamente insolita. Gli anziani prima di morire intagliano personalmente la loro bara, che viene poi inchiodata a una scogliera una volta giunta la loro ora. Prima di essere issata però i parenti del defunto sono soliti farsi una bella doccia con i fluidi corporei che gocciolano dalla tomba. Accidenti. Sono convinti che sia di buon auspicio per il futuro. Contenti loro. Lo so, forse è un tantino esagerato. Ma chi se ne frega, torniamo al film che è meglio. Dopo aver raccontato la storiella a Nick, che come al solito non batte ciglio, Liv e i tre ragazzi si piazzano davanti ai pupazzi per godersi lo spettacolo. E improvvisamente le luci si spengono e quando si riaccendono la canzone cambia. E mentre la donnola continua la sua performance rock, uno dei ragazzi viene sorpreso e infilzato alle spalle dal pupazzo soldato. Liv lo scaglia a terra e ordina agli altri due di scappare. Uno si infila in una stanza con le luci stroboscopiche e viene aggredito dalla simpatica fatina. L'altro trova un nascondiglio leggermente meno pietoso e riesce persino a chiamare la polizia. In tutto questo la coppietta appartata ha ben deciso di darci dentro come dei vecchi porcelli. Peccato che il loro amplesso venga interrotto dal coccodrillo, di cui sicuramente non conosciamo il verso, ma che ci tiene a mostrarci tutta la sua furia omicida. Infatti riduce a brandelli la povera coppia e ne divora buona parte. In tutto questo, tra un massacro e l'altro, Nick si sta prendendo la sua sacrosanta pausa, continuando il suo rapporto malsano col Flipper. Accidenti, in 10 minuti avete combinato così tante cappellate che non so nemmeno da dove cominciare. Allora, mi volete spiegare perché vi siete messi a fare le belle statuine davanti a dei pupazzi che sapete benissimo essere pericolosissimi killer? Mentre ci pensate, Liv potrebbe spiegarmi perché una volta atterrato il cavaliere non gli ha
tolto la spada per tagliargli la testa e poi affettare il resto dei peluche assassini? Devo stare calmo. Sui due porcelli non c'è molto da dire. Capisco gli ormoni, capisco la passione, ma mettersi a fare gli sporcaccioni in un posto infestato da creature mortali è davvero una pessima idea. Devo andare avanti? L'idea di dividersi, come quasi sempre, si rivela la più sbagliata. Sia perché è nettamente più complicato affrontare le bestie in inferiorità numerica, sia perché una volta separati hanno tutti dato sfogo alla loro stupidità. Il primo si è nascosto in una stanza con luce stroboscopica, riducendo il suo campo visivo e la facilità di movimento. Il secondo è andato un pochino meglio. Si è nascosto e ha chiamato la polizia. Tuttavia il suo nascondiglio è pessimo, con possibilità di movimento e di reazione limitata e vie di fuga praticamente inesistenti. Insomma, si è già piazzato nella sua tomba. Con questi qui mi tocca fare del lavoro extra che non mi aspettavo. Quantomeno tre di loro hanno già tolto il disturbo. Vediamo quanto ci mettono gli altri. Finita la pausa, Nick fa vedere a tutti chi comanda. Prima salva la vita a Liv e decapita il cavaliere con la sua stessa spada e poi trova i corpi dei due porcelli focosi e si libera del coccodrillo riempiendolo di pugni e aprendogli la testa con una netta divaricazione delle fauci. Ah, tu sì che mi dai soddisfazione. Muah, bravo. Zero cappellate e decine di pugni letali. Come dite? Pensate che non sia credibile che un uomo massacri a mani nude dei pupazzi fatti di metallo? Ma è ovvio, però è un vero spettacolo. È arrivato il momento dell'altro ragazzo, quello che si era nascosto in una sala giochi. Viene raggiunto da un pupazzo, una specie di strana lucertola, che lo convince a uscire promettendogli che non gli farà del male. Lo state pensando anche voi, vero? È proprio un boccalone! Il credulone viene raggiunto da Liv, ma qualche istante dopo viene raggiunto anche dalla lingua del mostro, che si attorciglia al suo collo spezzandolo con un semplice colpo. Arriva anche Nick, che insieme a Liv alza i pugni e si prepara al combattimento. Il suo orologio però comincia a suonare. È arrivato il momento del flipper e della birra e lui non vuole sentire ragioni. Presta il suo coltello a Liv e se ne va a godersi la sua meritata pausa. Ma questo qui è fuori come un balcone! Per carità è fortissimo, però è davvero fuori! Liv e la lucertola cominciano la lotta. La ragazzina sembra inizialmente anche tenere testa all'orrida creatura, ma ben presto viene sopraffatta. Però è riuscita a resistere quel tanto che bastava. Infatti, prima che la lucertolona sferri il suo attacco finale, ecco arrivare Nick che la strozza da dietro con un tubo di plastica. La sbattacchia qua e là per poi trascinarla in giro con sé. Nel corridoio si imbattono anche nella fatina e nella tartaruga, ma Nick li scansa via come fossero sacchi di immondizia. Ok, la situazione sta diventando sempre meno credibile. Però voglio soffermarmi ugualmente a sottolineare un paio di cappellate. Partiamo dal ragazzo. A parte che te l'avevo detto che il tuo nascondiglio faceva schifo, ma vorrei davvero delle delucidazioni da parte tua su cosa ti abbia portato a fidarti di un essere del genere. Parliamo di persone che prima di trasferire la loro anima in questi obrobri avevano l'hobby di squartare e uccidere. Ergo, qualsiasi cosa vi diranno non va mai presa sul serio. Liv, anche tu, mia cara. Perché cincischiare e aspettare che quel mostro soffochi il tuo amico? Sei arrivata di corsa. E con lo stesso slancio avresti dovuto fiondarti sul pupazzone per bloccarlo e cercare di metterlo fuori uso. Il tuo amichetto non è di certo l'alleato ideale, ma vedendoti in difficoltà sarebbe intervenuto per aiutarti. C'è da dire che il gruppo di ragazzini ha cominciato a puzzare di cadavere dalla loro prima scena. Quindi al 99,9% sarebbero morti comunque. Nick e Liv continuano la fuga e si imbattono nei due sceriffi che hanno fatto irruzione dopo le chiamate del ragazzo che è appena passato a miglior vita. Ma anziché portare l'uomo e la ragazza in salvo, la donna ordina al collega di ammanettare Nick e portare Liv in un luogo sicuro. E infatti la donna sceriffo, assieme al meccanico di inizio film e al signor Tex, si occupa di fornire le vittime sacrificali alle creature di Willy's Wonderland. E lo fa per evitare che sfoghino la loro sete di sangue sugli abitanti della sua cittadina come facevano un tempo. Dunque, per evitare che il patto stipulato con i pupazzoni si interrompa, lascia Nick con le mani legate dietro la schiena e lo offre in sacrificio alle creature. Ah, povera illusa. Questo qui ha già pestato buona parte dei mostri e non avrà nessun problema a rifarlo. Persino con le mani legate. E lo farà molto presto, fidatevi. Con le mani ancora legate riesce a immobilizzare la fatina e distruggerle il cranio con la sola forza delle gambe. Poi, per dimostrare quanto è cazzuto, si libera le mani con un colpo secco e trasforma la lucertola in un gufo facendole ruotare la testa di oltre 365 gradi. Sì, non parla e ha un rapporto strano con quel flipper. Ma cavolo, semina come un fabbro questo tizio. Liv nel frattempo è in viaggio con l'altro agente e tenta di convincerlo a riportarla indietro per aiutare Nick e mettere fine una volta per tutte a questa storia. Il poliziotto non ne vuole sapere, ma proprio quando sembra che si apra uno spiraglio di possibilità, ecco spuntare il pupazzo tartaruga, che lo tira fuori dalla macchina e comincia a sbranarlo. Liv interviene imbracciando un fucile a pompa che però sembra essere inceppato. Ma poco importa, perché lei lo brandisce come un bastone e comincia a menare il tartarugone con estrema violenza. Nick ha invece ripreso le sue pulizie e le sue consuete pause. Il rumore del flipper sveglia
lo sceriffo che sonnecchiava all'esterno del locale. Rientra dentro e punta il fucile verso Nick, ma non fa in tempo a finire la frase che viene tranciata in due da Willy stesso, il pupazzo donnola a capo della combriccola. Si capisce subito che lui è il boss finale, perché inizialmente sembra essere addirittura in grado di sconfiggere Nick. Lo graffia e lo malmena un po' fino a lanciarlo nella vasca con le palline al piano inferiore. Nick però non ne vuole sapere. Si rialza, improvvisa due armi con bastoni e sacchi e ritorna su per dargliele di santa ragione. È una spietata macchina da guerra. Ogni suo colpo è preciso e ben assestato, e in poco tempo riesce a eliminare definitivamente Willy a colpi di sacchetto in testa. Wow, come diceva qualcuno un tempo, so bad it's so good. Al mattino il signor Tex e il meccanico si dirigono da Willis convinti di dover raccogliere i resti di Nick. Scoprono invece che non solo è riuscito a liberare il locale da tutti i pupazzi assassini, ma anche a farlo brillare da cima a fondo. Dopo averli fulminati con gli occhi, Nick riprende le chiavi della sua auto e riparte verso l'ignoto insieme a Liv. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Anche per gli altri due simpaticoni che hanno nuovamente un locale privo di minacce e pulito come il culetto di un bambino. Ah no, dimenticavo, la fatina è ancora viva e li sorprende mentre sono in auto facendoli esplodere in mille pezzettini. Ah, questo sì che è un lieto fine di quelli che piacciono a me. Ma a voi è piaciuto? Fatemelo sapere nei commenti. Se il finale non vi è piaciuto ma il video sì, lasciate un bel like. Se il finale vi è piaciuto ma il video no, lasciate un bel like. Se il finale non vi è piaciuto e nemmeno il video, lasciate un bel like. Cosa manca? Ah sì, se vi è piaciuto sia il video sia il film, allora che ve lo dico a fare? Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e accendete quella stramaledetta campanella. Per oggi è tutto, miei cari detestati. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana per un nuovissimo film da analizzare e sconfiggere. E ovviamente vi converrà esserci. Altrimenti la mia squadra di cyberdonnole armate di ascia saprà sempre dove trovarvi. Ma sì, ho dato appuntamento alla settimana prossima. I boccaloni non sospettano nulla. E non lo so quanto potranno reggere questo nuovo ritmo i gattini, però mangiano come dei brontosauri, almeno che lavorino un po' di più. Sì, va bene. Ci vediamo giovedì, allora. Ciao, ciao. Oh, cazzo.